Comunque, buonasera a tutti. A me spetta come sempre la parte più noiosa della serata, dopo questi interventi veramente illuminanti da tutti i punti di vista. Qui puoi spegnere, tanto a me non serve. Io volevo dire due semplicissime cose prima di entrare nel merito della questione che ci vede oggi un po' tutti preoccupati. Io volevo partire nel dire semplicemente due cose. Allora, che noi quello di cui stiamo discutendo oggi è l'effetto di una legge che purtroppo è, non so, no, triste, ma secondo me partorita male da tutti i punti di vista, sia di costituzionalità che di contraddittorietà. Però ci fa capire una cosa, no? Ci fa capire quanto la politica è importante nella vita di ognuno di noi. La politica prepotentemente è entrata nelle vostre case, prepotentemente sta cercando di obbligarvi ad effettuare qualcosa che ogni individuo ha la possibilità di evitare o di scegliere. Questo però che cosa mi fa capire? Un'altra cosa, perché l'altra sera, e questa è una mia considerazione che purtroppo devo fare, c'è stato un incontro politico, perché noi dobbiamo capire una cosa, noi non possiamo pensare soltanto al giardino di casa nostra, noi dobbiamo pensare al bene comune, perché quando parliamo di vaccini, che è l'effetto, non la causa, siamo tutti interessati, ma quando parliamo di politica, sembriamo che tutti cadiamo dalle nuvole, la politica non appartiene a nessuno. Invece no, signori miei, la politica appartiene ad ognuno di noi, ed ognuno di noi nel suo piccolo potrebbe fare qualcosa per cambiare le cose in questo paese. Non dobbiamo assolutamente pensare di delegare a qualcuno delle scelte che spettano a noi genitori. Non è possibile, non è più possibile. Il discorso è che noi oggi ci lamentiamo del fatto che chiaramente sono degli incompetenti, chiamiamo la ministra cretina, chiamiamo il ministro deficiente, però noi non abbiamo il coraggio di impegnarci personalmente. E questo non va bene, non va bene per tutta una serie di motivi e di cui oggi noi stiamo pagando le conseguenze. Allora io invito ognuno di voi, e dopo entrerò nel merito della questione perché so che alcuni vorranno delle risposte, invito ognuno di voi ad impegnarsi nel piccolo per poter cambiare qualcosa, perché se no in questo paese purtroppo non cambierà mai nulla. E quello che stiamo oggi noi vivendo è un esperimento non sui vaccini, è un esperimento sociale. Ci stanno dicendo: attenzione, c'è un'epidemia, lo stanno dicendo in televisione, hanno capito che l'80% degli italiani e si informa con la televisione, e hanno fatto una legge oggi con i vaccini, domani non lo sappiamo su che cosa, non lo sappiamo. Silenzio. E non lo sapremo fino a quando ognuno di noi nel suo piccolo dovrà. Io non sto facendo propaganda politica perché io non mi sono mai candidato, però sto cercando di farvi capire quanto è importante impegnarsi politicamente nel piccolo. È inutile dire io di politica non ne capisco niente, perché chi non ne capisce niente di politica ha fatto queste leggi oggi e noi le stiamo subendo. Sono entrate a casa vostra prepotentemente, non vi fanno portare i bambini all'asilo, e allora che facciamo? Facciamo ricorsi? Ma questo oramai è già tardi per tutti, perché oramai il danno è fatto e noi non possiamo pensare che i problemi si risolvono con l'autocertificazione oppure presentando ricorso. No, il problema si deve risolvere alla base. È alla base. Ed è inutile che diciamo: no, io non sono portato per la politica, perché lo fa qualcuno per voi. E questo non va bene. Detto questo, e passiamo nel merito della questione, scusate se sono stato così brutto nel mio intervento stasera, però sono profondamente arrabbiato,
Io più che da avvocato parlo da genitore. Io ho mia figlia che ha 3 anni, quindi sono nella stessa situazione vostra. E formalmente io, diciamo che all'inizio ero sempre stato titubante sul discorso della vaccinazione. Ho incominciato ad informarmi e di conseguenza, dopo, quando una persona si comincia a informare, a studiare, comincia a capire le cose come funzionano. Perché chiaramente è più difficile informarsi che non informarsi. È molto più difficile. È molto più facile non avere dubbi che avere dei dubbi. Quindi, questo, io sono partito da questo, da una semplice osservazione. Io ho fatto da padre una considerazione, ho detto: ma perché se mia figlia a 6 mesi, quando si fa lo svezzamento, io devo fare attenzione a dargli la mela, a dargli il formaggio e capire che reazione può avere mia figlia a quel tipo di alimento, io la devo sottoporre a tutte queste vaccinazioni? E da lì è nata la scintilla. Allora ho detto: no, ci voglio vedere chiaro. Nel frattempo è intervenuta questa legge scellerata, perché fino a quando c'era una legge, una normativa precedente, più o meno eravamo tutti d'accordo, perché le multe c'erano, e insomma, però non c'era, non esisteva tutto quello che abbiamo assistito oggi con la 119 del 2017, che ha convertito poi un decreto legge. Premessa: mai nella storia della Repubblica Italiana è stato fatto un decreto legge su una materia come quella che stiamo affrontando oggi. In materia di sanità pubblica, mai nella storia della Repubblica Italiana è stato fatto un decreto legge. Chiaramente, che cos'è un decreto legge? Un decreto legge è un provvedimento adottato d'urgenza, ai sensi di questo lo sappiamo tutti, dicendo che c'era l'epidemia in corso. C'era questa epidemia. Solo che però che fa? Che fanno? Dicono che c'è un'epidemia e poi nella legge, all'articolo 1 della legge 119 del 2017, dicono che la legge è stata fatta per rispettare degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale. Allora dove sta l'urgenza? Allora bisogna capire che forse è stata una legge fatta su degli accordi che noi oggi non sappiamo. Con quali accordi, con chi sono stati fatti questi accordi, non sono stati resi noti. Detto questo, è necessario indicare innanzitutto dei punti specifici. Cioè, la legge sappiamo tutti che è incostituzionale e verrà dichiarata incostituzionale. Perché c'è già un ricorso in corso presentato dalla Regione Veneto, che riguarda però un conflitto di attribuzione di competenza e non entra nel merito della questione della legge. Ma la legge, così come è partorita, è incostituzionale per tutta una serie di cose che vi illustrerò brevemente. Innanzitutto per la disparità di trattamento che c'è tra i bambini che vanno a scuola e i bambini che vanno all'asilo. Allora, voi capite che sostanzialmente si dice una cosa che secondo me è la più brutta che possa esistere in uno Stato democratico, cioè che un bambino che non va all'asilo, che va all'asilo, non può essere considerata una scuola, un'istruzione. Cioè mio figlio che ha dai 3 ai 6 anni, quindi anche dai 0 ai 3 anni, quella non può considerarsi istruzione. Ma voi capite che cosa significa? Che se io mi tengo mio figlio a casa dai 3 ai 6 anni e poi a 6 anni lo mando a scuola, mi dite mio figlio quali capacità ha potuto sviluppare rispetto ad un bambino che invece dai 3 ai 6 anni è andato regolarmente a scuola? E questo è un primo punto, perché non esiste la possibilità di creare una disparità di trattamento tra due soggetti che comunque svolgono una funzione scolastica. Ma non solo, la disparità di trattamento c'è anche in considerazione del fatto che chi paga la multa, in questo caso, può regolarmente frequentare la scuola. Oh, il secondo punto di incostituzionalità, che verrà sicuramente poi fatto nelle sedi opportune, riguarda la compressione della libertà di scelta, di cui all'articolo 32 che diceva prima il dottore. Perché chiaramente la legge in nessun caso può violare i limiti imposti nel rispetto della legge stessa, e questo lo sappiamo tutti. Cioè nel 2002 già la Corte Costituzionale aveva dichiarato che un decreto legislativo non può essere
o decreto legge, scusatemi, non può essere adottato in materia di sanità pubblica. Lo ha detto già la Corte Costituzionale nel 2002, lo aveva già dichiarato, proprio perché in violazione dell'articolo 32 della stessa Costituzione. E poi c'è la cosiddetta Convenzione di Oviedo, che chiaramente è una convenzione internazionale e come tale è al di sopra di qualsiasi legge che abbiamo noi in Italia, ratificata dall'Italia e convertita con la 145 del 2001. E abbiamo già parlato del discorso dei cosiddetti presupposti di necessità ed urgenza, che non esistono, perché la legge dice che è stata fatta perché c'erano degli accordi internazionali. L'Italia aveva preso degli accordi internazionali che doveva rispettare. Non solo la legge è incostituzionale, ma la legge è assolutamente illogica per tutta una serie di motivi che adesso vi dirò brevemente. Perché ci dice una cosa, io sono degli appunti che mi sono fatto così al volo stasera, perché l'Istituto Superiore della Sanità, il Ministro della Salute, nel ritenere la vaccinazione una pratica sicura al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, dice sostanzialmente che la vaccinazione è necessaria per questo. Poi andiamo a guardare la legge e l'articolo 1, primo comma, ter, ci dice esattamente una cosa strana, a me mi viene da ridere perché ci dice che sulla base della verifica dei dati epidemiologici delle eventuali reazioni avverse, cioè prima mi dice che la vaccinazione è sicura, poi mi dice però verifichiamo quelle che sono le reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni delle leggi per il monitoraggio eccetera eccetera eccetera, da qui a 3 anni chiaramente dice che la vaccinazione potrebbe essere sospesa. Quindi prima ci dice che è sicura, però poi ci dice che sostanzialmente invece il vaccino potrebbe non essere sicuro. Poi ci dice, nella discussione parlamentare abbiamo sentito parlare dei discorsi dei monodose, no? Abbiamo sentito che nella discussione, tanto più o meno abbiamo visto tutti, e hanno cominciato, domande dopo. Hanno cominciato a parlare del discorso dei monodose, no? Perché dicendo sì, ma se uno ha immunizzato la malattia naturalmente, come faccio a sottoporlo alla stessa vaccinazione eccetera eccetera eccetera. E ad un certo punto hanno cominciato a dire sì, la possibilità di monodose c'è, hanno messo poi la dicitura, però vediamo un attimo che se me lo ricordo a memoria. Solo è lì dove c'è la possibilità da parte dello Stato italiano di commercializzare questo monodose. Solo che però poi che cosa succede? Succede che poi l'articolo 1,2, che poi vedi questa ti viene da ridere, dice che l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ai sensi dell'articolo 1, va bene, questo che ha pubblicato la Gazzetta, ovvero degli esiti dell'analisi esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Però i monodose non ci sono, quindi sei obbligato ad effettuare tutte le vaccinazioni, anche per quelle che già sei stato immunizzato naturalmente. Qui adesso entriamo nello specifico. Tutti abbiamo chiesto ai nostri pediatri più o meno di effettuare un esame. Quello più semplice è quello di verificare se mio figlio è immune o meno ad una determinata malattia. E che cosa ci siamo sentiti dal nostro pediatra? Il mio pediatra mi ha cacciato dicendo sei un diavolo e ti caccio e ti disconosco come mio paziente, perché non credi alla scienza. Formalmente è stato quello che mi è stato detto. Però io vi volevo dire una cosa che invece vi dovrebbe far incazzare ancora di più. Ma voi lo sapete che tutti gli immigrati che entrano in Italia sono sottoposti a degli esami per verificare se hanno avuto o meno un'immunità a determinate malattie? A carico dello Stato. A carico dello Stato. Allora solo questo dovrebbe farci non arrabbiare di più. Perché
sostanzialmente non è un discorso di discriminazione o di dire io sono italiano e tu sei straniero, ma se lo prevedi per loro, perché non potresti farlo per mia figlia, anche per verificare se c'è la possibilità o meno di evitare una vaccinazione? No, perché poi loro dicono, e questo l'hanno detto i medici, che effettuare un vaccino su un soggetto che è già stato immunizzato naturalmente aumenta le difese immunitarie. E queste sono state le cose che le giustificazioni che hanno dato. Che io non sono un medico, quindi non so se poi effettivamente è vero. Però c'è un principio. Il principio è il discorso che diceva prima il dottore, che io non posso, o meglio, lo Stato italiano mi evita di effettuare un trattamento sanitario al quale io mi posso non sottoporre, giusto? Se io ho già fatto una malattia naturalmente, ma perché devo rifare quel vaccino? Per fare la malattia. Così ti vabbè, questo sì, questa è la risposta che ha dato lei, non ho detto. Vabbè, comunque detto questo, chiaramente adesso arriviamo nel nocciolo della questione, che sono le cosiddette raccomandate che nel frattempo ci sono arrivate. Per il discorso delle raccomandate che ci sono arrivate, chiaramente a alcuni agli inviti alla vaccinazione, ad altri, da quello che ho capito, è l'invito al colloquio. Allora, il discorso è che l'invito alla vaccinazione, secondo la circolare del 16 agosto 2017, non è possibile, perché la legge dice espressamente che il primo invito deve essere di colloquio, quindi non di vaccinazione. Che cosa faremo noi nel momento in cui andremo a colloquio? Quindi, innanzitutto non portiamo i bambini, non li dobbiamo portare, perché chiaramente i bambini no, non li portiamo. E chiederemo, chiaramente, sulla base di tutti i documenti che il dottore questa sera ci ha messo a disposizione, degli approfondimenti su quei discorsi, dicendo: ma perché io devo fare un vaccino per una malattia che magari nel frattempo è già scomparsa? Ma perché? E allora chiediamo tutta una serie di approfondimenti di come e perché allo stesso medico che ci chiederà di vaccinare il nostro figlio. Ci faremo dare i bugiardini, ci faremo dare le reazioni avverse che sono state segnalate dalla ASL, dall'AIFA, ci faremo dare tutti quei documenti che chiaramente noi riteniamo necessari come genitori, e sul cosiddetto principio di precauzione. E noi dovremmo dire solo questo: sul principio di precauzione io chiedo necessariamente un approfondimento di tutti questi, ma di questo materiale. Torneremo a casa, ce lo daranno, non ce lo daranno, non lo sappiamo, manderemo un'altra raccomandata dicendo: carissima ASL, la documentazione che tu mi hai fornito non è sufficiente a suffragare quelli che sono i miei dubbi, e io ho necessità di effettuare un ulteriore colloquio perché ho necessità di acquisire altri documenti oppure di fare altre domande. E la legge lo prevede. Dopodiché la ASL ci scriverà nuovamente, perché attenzione, se noi non andiamo all'appuntamento non è che ci fanno la multa, no, la ASL ci riconvoca un'altra volta, perché arriverà una seconda raccomandata. Lo dice, scrivetelo, circolare 16 agosto del 2017, lo prevede espressamente. Ci arriverà una seconda raccomandata nella quale ci inviteranno nuovamente a effettuare la vaccinazione. A questo punto che cosa succederà? Con questo tira e molla, è probabile che arriveremo tutti a fine giugno. Quindi dobbiamo andare all'incontro. No, all'incontro voi ci dovete andare. Io ritengo opportuno che ognuno di noi debba andare per un semplice motivo, perché a parte il discorso chiaramente di quello che ha detto appena la signora, però è per il discorso proprio di chiedere delle informazioni. Ma noi, scusate, noi non è che non siamo informati, se siamo venuti qua stasera abbiamo visto fior fior di slide da parte del dottore che ci ha messo a disposizione, che possiamo spendere. Gli dobbiamo dire: ma perché, scusate, noi dobbiamo fare una vaccinazione per la polio quando la polio non esiste più? Cioè, perché? Sono domande lecite, non è che bisogna essere scienziati. Per carità, i medici fanno i medici, però noi siamo genitori.
Ed un genitore, come tutti i genitori, vuole il meglio per il figlio, no? Quindi sostanzialmente sono delle piccolissime domande che noi dobbiamo fare, torniamo a casa, scriviamo, diciamo che non siamo soddisfatti di quello che ci hanno riferito e che chiediamo un altro colloquio. Arriverà una seconda raccomandata con un altro colloquio, a quel punto loro eventualmente e poi successivamente ci manderanno la raccomandata per la vaccinazione. Però per fare tutto questo percorso sarà, io ritengo, abbastanza lungo. Quindi non è che si chiuderà nel giro di una settimana, due settimane o un mese, perché tanto ad alcuni gli appuntamenti a novembre, altri a febbraio, alcuni, da quello che ho capito, anche oltre. Quindi l'atteggiamento da spendere è questo, secondo me. È questo, secondo me. Prego, dottore, come no? Allora, tenete presente che